questo nuovo video. Oggi è video haul di acquisti fatti, come ovviamente avete letto dal titolo, da Primark. È la seconda volta. Scusate, iniziamo bene. Non sono molto in forma, sono un po' stanchina. Sono appena tornata dal lavoro e come al solito ne approfitto che non è ancora tornato Nicola per girarvi questo video. E dicevo, sono stata da Primark, è la seconda volta che vado a fare un giro in questo negozio, ma la prima volta in realtà non avevo acquistato nulla, se non sbaglio. No, sembra di no, anche perché ero con Nicola, quindi far shopping con gli uomini per me non sta da fare. Questa volta invece sono andata con mia mamma e una sua amica, quindi abbiamo avuto tutto il tempo di fare il nostro giro con calma e ho acquistato sia delle cose per me, per la casa, che dei regali. Quindi vi mostrerò tutto, vi dirò se sono regali o sono per me, ma senza specificarvi ovviamente per chi sono, perché non riuscirò mai a caricare questo video in tempo prima del Natale. Ma metti che per miracolo dovessi farcela, non voglio ovviamente spoilerare nulla a nessuno. Allora, prima cosa, in assoluto la migliore, è il mio nuovo pigiamino. Tra l'altro già sporcato, perché ovviamente l'ho già utilizzato, anzi, sotto, la parte sotto del pigiama la indosso anche in questo momento. Sopra no, perché vengo ancora dal lavoro, appunto, quindi mi sono spogliata la gonna che avevo, mi sono messa la parte sotto del pigiama e il resto ho tenuto sopra così per poter fare il video vestita e non in pigiama. Però il pigiama è questo qui, adoro, lasciate perdere appunto che è già sporco, c'è una bella impatacciata qua davanti già, però vabbè. Fatto così tutto bello pelosino con le stelline e il pantalone ovviamente abbinato che vi faccio vedere, eccolo qui, senza stelline, grigio, comodissimo. Io ho preso una M, pagato, dove sta scritto che non lo trovo più, boh, l'ho già buttato il cartellino, 10 euro questo qui, quindi secondo me manco da Tezeni se li troviamo a questo prezzo. Bellissimo, mi è piaciuto, ho preso e portato a casa, non si ha mai abbastanza pigiami per l'inverno e questo è proprio coccolosissimo, per cui io ho detto no, tu vieni a casa con me. E questo, prima cosa. Poi, sempre per me, o meglio per la casa, ho preso questi cuscini così pelosi, era una confezione da due, non stanno neanche nell'inquadratura, tanto sono grandi, comunque cuscino così. Confezione appunto da due, pagati 8 euro, quindi 4 euro l'uno. Non sono, adesso che li ho aperti, fatti benissimo, perché ci sono dei punti dove le cuciture fanno un po' pena, tipo qua che c'è questo agglomerato che non si capisce bene come cavolo è cucito. L'etichetta vabbè si può anche togliere, ma devo ancora dargli leggere bene cosa c'è scritto per lavarli. Un lato non ha cuciture, ovviamente il migliore, gli altri insomma sono un po' così, però per quello che li abbiamo pagati, che ho pagati, ci può stare, anche perché comunque pure dai cinesi i cuscini costicchiano, considerate che una decina d'euro possono costare, se li paghiamo poco to 6 euro, ma senza neanche la federa. Sono una cosa che non lo so, va e quindi non trovo facilmente a prezzi economici anche solo le federe. E quindi ho pensato che questo era carino, e in più, se per caso mi stufo del peloso e del grigio, posso comunque poi usarlo proprio come cuscino e comprare eventualmente un'altra federa con cui ricoprirlo. Rimane comunque un cuscino, non ha cerniere né niente. Ne cuciture, quindi rimane così. Non ho idea appunto di come si faccia a lavare, per questo non ho ancora staccato l'etichetta, però mi piaceva, era morbidoso, coccoloso, bello bello bello. 8 euro per due cuscini, si può fare, ci sta, e quindi presi e portati a casa. Per quanto riguarda l'abbigliamento, per me poca roba interessante, devo dire. Cercavo una maglietta basica normale, mezze maniche, scollo a V, non l'ho trovata. In compenso, anche questa già messa e quindi piena di pelucchini, perché l'ho usata con un maglione che ha lasciato giù i pelucchi, e poi vi mostro anche il maglione. Maglietta normalissima, proprio basica, nera a manica lunga da mettere appunto sotto le altre maglie d'inverno. Quindi una normalissima maglietta, maniche lunghe,
nera che non utilizzo ovviamente da sola, ma proprio come se fosse quasi una canottiera appunto da mettere sotto. E questa è una S pagata 4 euro. Sì, questo era loro, sì. Questi altri prezzi? Beh, vabbè. Quindi vabbè, sempre comoda, ecco. Qui c'era anche a mezze maniche, sarebbe stato meglio. Poi, che mi è piaciuto subito e quindi alla fine ne avevo provati tipo 3 o 4 e alla fine gli altri non mi convincevano, mi è piaciuto solo questo e quindi alla fine ho comprato solo questo, che è il famoso maglione dei pelucchi che vi dicevo prima, però io spero che non lasci giù sempre quei pelucchi. Comunque, lui con questa fantasia che mi piace molto, con la manica così a sbuffo molto molto ampia, bellina. Non lunghissimo, e infatti una pecca di tutti i maglioni che erano tutti un po' troppo corti e io d'inverno ho freddo e voglio che il maglione mi tenga caldo, quindi non esiste che mi arriva l'ombelico che c'è tutta la pancia di fuori. Alcuni erano così, vabbè. Questo carino, bello, caldo, comodo, non troppo appunto corto, manica piuttosto ampia, fin troppo ampia, però è un po' la particolarità appunto del maglione in sé. Carino, ho pagato 16 euro. Questa è una M e ci sta, considerando che anche qua appunto faccio il paragone con i cinesi perché io sarò una barbona, ma li frequento spesso e alcune cose sono molto carine e trovo delle cose, delle chicche che comunque sono dei pezzi chiave del mio guardaroba, nonostante siano dei cinesi. E ultimamente, comunque, anche loro hanno alzato un po' i prezzi, quindi è difficile trovare dei maglioni che costino meno di 20 euro, ecco, quando succede è una rarità, bisogna approfittarne e questo per 16 euro mi sembrava un affare, cioè un affare, un ottimo maglione, quindi preso e portato a casa, già messo anche questo una volta con la maglietta appunto e niente, qua c'è un filo che mi esce ma lo porterò dentro. Tac, tac, tac. Lasciamolo lì sto filo. Poi, queste sono le varie omini e varie robe con le quali c'erano legati il pigiamino. Tra l'altro pensavo di riutilizzarlo, questo perché è una cosa elastica, vabbè. E le cose dei cuscini, vabbè. Poi, veniamo. Ah no, ci sono anche i leggings. Ho un sacco di leggings di diverse misure, quant'altro, lunghezze, quant'altro. Però quelli lunghi lunghi sono bucati in mezzo alle gambe. E quindi era giunto il momento di cambiarli e ho optato per questi normalissimi lunghi neri, normalissimi leggings pagati 3,50 euro. Quindi ottimo prezzo perché anche questi da Tezenis. Può essere un punto di riferimento per insomma pagarli pochino, comunque 6 euro li si pagano secondo me, quindi questo prezzo lo trovo ottimo. Poi veniamo alla parte beauty. Ho preso un po' di cosine, io appunto non essendoci mai stata ho voluto prendere un po' di cose per provarle, anche se in realtà non ho trovato tantissimo, mi aspettavo di trovare un po' più cose perché magari guardando i video delle altre ragazze vedevo dei prodotti citati appunto acquistati da Primark e quindi mi aspettavo di trovarli e invece in realtà non ho trovato un granché, devo dirvi la verità, però qualcosina ho voluto acquistare. Allora, tra l'altro ho speso un fottio, però vabbè, ho fatto anche tanti regali, per cui vabbè, ci può stare. Allora, ho voluto provare a prendere l'acqua micellare, appunto di Primark, pagata 250 ml per 430 ml. Quindi l'ho presa per il prezzo, perché comunque 430 sono più delle acque micellari Garnier, che se non sbaglio sono 400. E meno di 2 euro, 2,50 euro, comunque difficile. E quindi ho voluto provare a prenderla. Questa è un'acqua micellare idratante con vitamina E e rosa, adatta per tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili. E quindi l'ho voluta provare
Pau di 12 mesi, vegan, vabbè, vedremo. Poi stesso prezzo a 2,50 euro per 200 ml, anche qui ho fatto un po' un paragone con alcuni tonici che utilizzo, pagati comunque magari anche di più, considerando la quantità. Mi sembrava un buon prezzo. Questo è un tonico, una lozione antipori dilatati, purificante al tea tree con non so cosa, dermatologicamente testato, aiuta appunto a pulire la pelle, a purificarla, a rifinire i pori e dice altro? No. E quindi è questo qua. Non so, se li avete provati questi prodotti, fatemi sapere. Io sono un po' andata un po' a scatola chiusa, però vabbè, ho detto sì, per il prezzo che hanno, proviamo. Poi a 1,50 euro ho voluto prendere questi aggeggini, che sono più un gioco, uno scherzo, e volevo darle a Nicola, che ogni tanto si lamenta che si sveglia che ha gli occhi gonfi. E io ho la maschera, quella tutta intera di Primark, così in gel, che si mette in frigorifero e poi si mette su tutta la faccia. Solo che ovviamente quella è tutto il viso, quindi d'inverno, cioè, geli praticamente, perché su tutta la faccia diventa impegnativa, mentre questi qua sono carini perché sono singoli per occhi, quindi tu te li metti sugli occhi, belli freddi, e dovrebbero andare appunto a decongestionare, a sgonfiare un pochettino gli occhi gonfi al del mattino. E boh, mi faceva ridere. E sono fatti appunto così, e dall'altra parte invece hanno i glitter. E niente, mi facevano ridere. E allora li ho presi. Sì, un po' una stronzata, una puttanata, però simpatica. Poi passiamo maschere, mascherine. Allora, per 1 euro questa Prep and Perfect Priming Peel Off Mask opacizzante. Questa qui, Made in Korea, c'è scritto, vabbè. Poi sempre 1 euro questa Refreshing Peel Off Mask all'ananas. Questa qui, in tessuto ovviamente. No, non è vero, cazzata, questa peel off. Sì, questa peel off. Questa invece è in tessuto, scontata, ce n'erano vari, non ne ho prese tante perché alcune superavano i 2 euro, con tutte le maschere che ho non avevo voglia sinceramente, quindi sono andata sulle cose che costavano di meno o che mi ispiravano. Questa da 2 a 1 euro, scontata del 50%, quindi presa, questa qui sempre all'ananas, però in tessuto con vitamina E e aloe vera. Illumina e insomma pulisce la pelle, vabbè, maschera in tessuto non fanno i miracoli, lo sappiamo, sono più una coccola. Anche questa illuminante Radiant Glow, questa qui, sempre in tessuto, se non sbaglio, sì, 1,50 euro, questa è un pochettino di più, vabbè, però finché è 1,50 euro ancora ci sta, diciamo che poi volevo provarli, per cui mi sono lanciata senza pensarci troppo in questo caso, perché non ci torno spesso da Primark e quindi ho detto almeno la provo adesso che sono qua, me la prendo. E quindi vabbè, questa qui. Ovviamente voi fatemi sapere sotto nei commentini se le avete provate, come vi siete trovate. Poi sempre per 1 euro questa qui purificante, sempre peel off. A Nicola piacciono peel off, quindi le ho prese anche per quello. In realtà anche a me non mi dispiacciono. D'inverno, dove magari quelle in tessuto si usano un po' meno perché fanno un po' freddo, quelle in crema sono un'alternativa, ma a volte la pigrizia fa sì che non hai voglia magari di alzarti nel momento in cui dovresti poi alzarti, che sono passati 10 minuti per andare a risciacquarla, e diciamo che averla peel off è abbastanza comodo per lui, soprattutto perché poi ovviamente non mette nient'altro. Io vabbè, dopo sto lì, mi metto tutte le mie robine, per cui vabbè, lui è più comodo così. Comunque questa è al carbone purificante, quindi questa qui. Poi anche questa scontata al collagene, non so quanto costasse, però qua c'è su un 1,50, quindi probabilmente costava di più. Boh, non lo so, c'è su un adesivo con scritto 1,50 euro. Non ho neanche controllato lo scontrino, tra l'altro. Vabbè,
Comunque, questa qua, di questo brand qui, e Kelle, non so, hai sentito? Questo qua. Poi, per sempre 1,50 euro, ho preso questo che mi ispirano particolarmente sempre per il contorno occhi, sono dei patch alla vitamina E, che donano elasticità, ma la cosa che mi ha ispirato è che ci sono dentro 15 patch, ecco qui. Quindi non so se sono 15 oppure, cioè 15 per 2 oppure 15 basta, che tra l'altro 15... E basta, non è neanche pari. Io di occhi ne ho due, non tre, quindi non lo so. Spero che siano 15 coppie, diciamo così, in modo che posso utilizzarle 15 volte. Qua c'è scritto 15 trattamenti, quindi io suppongo di sì. E niente, comunque sono questi patch. Non lo so, sono curiosa di provarli, soprattutto per il prezzo, perché se sono davvero 15 a 1,50 euro e funzionano e sono effettivamente idratanti e fanno il loro dovere, sono una bomba, ecco, sarebbe un prezzo bomba. Non lo so, vediamo, li proverò e vi farò sapere, anzi fatemi, ripeto, sapere anche voi. E ultimo, ma non per importanza, invece cerottini per il naso. Questi sempre 1,50 euro, ce ne sono dentro 5, quindi anche qui non è un prezzo malvagio, così a due volte ce ne sono dentro 2, 3, 4 al massimo. 5 per 1,50 euro non è male, sempre che funzionino, ecco. E niente, sono quelli neri più efficaci. Tra l'altro una mia collega mi diceva che lei li aveva provati, che ce n'erano di due tipologie, che uno funzionava di più e l'altro funziona di meno. Ora però mi sfugge quale delle due funzioni di più. Io credo e suppongo questa perché era quello più intenso, deep cleansing, quindi suppongo che sia quello più efficace. Però in realtà non ne ho idea. Io ho preso questo sia per quello sia perché ne aveva dentro 5 anziché 4 e avevano lo stesso prezzo. Quindi tra le due confezioni ho detto prendo questa. Poi se mi trovo bene, la prima volta che vado da Primark li riprenderò. Per il momento mi sono dato un contegno, non è che ho potuto comprarli tutti assieme, fa scorta che poi magari non mi piacciono. Quindi mi sono dedicata a queste cose. Ripeto, prese un po' velocemente anche perché eravamo morte, c'era un sacco di gente, un casino, avevamo le borse pesanti, non vi dico il caos di quel momento. In più, appunto, le altre volevano andare. Mia mamma fa sbrigati, poi sei piena di roba, cosa continui a guardare anche quelle? Quindi ho fatto le cose un po' alla svelta, però diciamo che mi sono tolta i miei sfizietti. Poi continuiamo. Qua passiamo nella parte regali. Una bellissima, bellissima idea regalo. Io copro il prezzo. E questi non ve li dico perché, ripeto, se poi qualcuno li guarda mi pare poco carino, ma se vi interessano comunque basta andare sul sito e cercare, non è difficile, insomma, se vi interessa qualcosa che vi mostro, il prezzo lo recuperate facilmente. Ecco, o al massimo mi scrivete un messaggio sotto nei commenti e vi rispondo. Comunque, questa bellissima confezione dove all'interno c'è il pigiama come il mio pelosino. In più c'è praticamente un'agenda con la sua penna così glitterata, quindi mi sembra un'ottima, ottima idea regalo. Secondo me è fighissimo e fate una bellissima figura. Poi, questa è... Vabbè, no, non ve lo dico. Mi viene da dirvelo, ma meglio che non ve lo dico. Comunque sarà una parte di un regalo. Poi, pigiamino, anche qui. In realtà qua uno è per mia mamma che lo sa e l'abbiamo deciso insieme che gli avrei regalato alcune delle cose che ho acquistato. Quindi questo pigiamino con questa fantasia un po' più fine rispetto al mio, più leggerino, però bello, bello felpatino, quindi bello bello anche questo. Pagato veramente poco, quindi anche questo secondo me è un ottimo pensiero. Se avete un budget comunque limitato, non volete spendere troppo, però volete prendere qualcosa di carino, secondo me è veramente un ottimo pensierino, bello bello. Ce n'erano di diversi tipi, anche quelli lì con la scatola ce n'erano di diverse tipologie.
E io alla fine ho optato per queste, che erano quelle che mi piacevano di più, pensando alle persone a cui le devo regalare. E ne ho addirittura due. Qua ho anche una L. Ecco qua, questo è la stessa cosa, ma ovviamente per un'altra persona. Poi, sempre per mia mamma, mi stavo volando, questa borsettina, questa qua, questa pagata, tanto lei lo sa, ve lo posso dire, 10 euro, fatta così, molto carina, con la tracollina, bella, quindi si può portare o a tracolla o così. Molto 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 carina, bella, mi è piaciuta e ho detto sì, te la regalo io per 10 euro, poi ci sta, sono le sue robe. Poi queste sono altre idee di regalo che in realtà io ho una mezza idea a chi destinare, ma ancora sono indecisa, quindi vedremo. Pagate pochissimo. Cioè, vabbè, senza stare a dirvelo, però poco. Copertina. Bella, 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 morbida, stupenda, la vorrei tenere io. In realtà questa qui, quindi sono un po' indecisa se regalarla o no, perché mi piace tanto e vorrei appunto tenerla io. E ne ho presa una così e l'altra. Che tra l'altro, siccome è tinta unita, costa ancora meno. Così, grigia. Bello, c'erano di diversi colori, anche i cuscini c'erano di diversi colori, c'erano gialli, bianchi e non mi ricordo che altro colore, però bianchi erano super sporchevoli, per cui no, gialli legavano un po' troppo, quindi stavano anche bene magari, però ho detto no, meglio stare su un colore sobrio, neutro e ho optato per il grigio. E anche in questo caso c'erano di diversi colori, però ho optato per il grigio e per il rosa, che erano le due che mi piacevano di più. E per finire, ultimo pensierino, questo è per la nonna di Nicola, quindi ve la mostro perché tanto non guarderà mai il video e ve lo dico, è una sciarpa, una pashmina, una sciarpa, non so come definirvela, molto bella, mi è piaciuta, pagata anche questa pochissimo, 6 euro, una stupidata proprio. E però secondo me ha fatto una bella figura perché è molto carina, molto elegante, una cosa calda. Io spero che, insomma, che a sua nonna possa piacere, ecco. Ecco qui. E niente, questo è tutto. Sono stata anche abbastanza rapida, stranamente. Sono riuscita a farvi vedere tutto quanto. Devo dire che sì, sicuramente Primark ha tantissime cose ed è molto conveniente. Per quanto riguarda l'abbigliamento, devo dirvi la verità, a me non ha fatto impazzire. Mi è piaciuta di più tutta la parte delle idee regalo, in realtà, cioè la parte tipo dei pigiami dell'intimo, tutte queste confezioni stupende, oppure tutta la parte degli accessori con mille tipi diversi di calzini, di calze, di scarpe, di borse. Sicuramente vi potete sbizzarrire e trovare sicuramente un'idea regalo carina. Io quando sono andata non avevo ancora le idee molto chiare, tant'è che alcune cose le ho acquistate perché ho detto sono delle ottime idee regalo, ma ancora magari non ho ben deciso a chi destinarle. C'erano anche, non so, le candele per dire a 1 euro, giusto se dovete fare un pensierino, o comunque una maschera se volete regalarle. Insomma, sono diverse cose senza andare a spendere chissà quanto, che però sono molto carine. Per quanto riguarda l'abbigliamento, in realtà non mi ha fatto impazzire, quindi alla fine ho preso praticamente solo il maglione e due robe basiche che però potete trovare ovunque, quindi non lo so, ci tornerò magari d'estate e vedo se c'è qualcos'altro di più interessante, adesso vedremo. E niente, questo è tutto per il momento, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, un bacione!